Zack. Cercando il numero che mi chiama, queste cose succedono un po' spesso, tipo anche l'idea di Nisto, il fatto che io sto per dire a Giancarlo, sai che cosa mi è venuto in testa? E lui mi dice, perché non fai musica qua? Perché non fai qualcosa qua? E sono quelle che comunque ti fanno capire che probabilmente sei sulla strada giusta, cioè devi farlo. Per quanto riguarda Nistock, ho avuto il piacere di conoscere Angelo Lightbelly Rossi un paio di anni fa, è nata una grande amicizia, con lui abbiamo avuto scambi musicali, tra cui lui usa alcuni miei strumenti, e lui ha conosciuto Vittorio, il presidente dell'associazione, anche lui è una persona squisita, simpatica, e mi hanno invitato a venire qui a fare questa mostra di strumenti, perché comunque Nistock al compito di divulgare la musica in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, dalla autoproduzione dei brani a magari ecco, la costruzione dei propri strumenti, è un'iniziativa per la gente fatta dalla gente stessa, insomma, da ragazzi motivati. Penso che è un'esperienza che devono fare tutti, vedi, a Nistock almeno una volta, per appunto, oltre per la qualità dell'organizzazione che è esemplare, anche per lo spirito che si vive qui, per la facile conoscenza di persone, scambi di idee, è importante insomma che queste iniziative siano pubblicizzate e allo stesso tempo vissute e richiamare più gente possibile, insomma. Lo staff ristretto, diciamo, il direttivo, come si usava a dire negli anni 70, sono 10 persone. Poi che ruotano intorno al festival per vari motivi, arriviamo a una cinquantina di persone. Dopo c'è tutto lo staff tecnico, quello vero, i professionisti veri, che sono un'altra decina di persone tra la zona audio e luci e il montaggio e smontaggio del palco, della struttura del palco. Più dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono tipo la Protezione Civile di Sulzano, l'unità
mobile, e l'ambulanza di Iseo, il comando dei carabinieri di Iseo, tutti quelli che in comune per i permessi, così comunque si danno da fare, accelerano un po' le cose, tra virgolette, per aiutarsi. Tutti quelli proprietari dei prati che tutti gli anni sacrificano un ettaro di terreno da prestarci. Ringrazio sempre Vittorio perché ha avuto questa idea fantastica, che non trovo le parole per dire come non si può fare a meno di fare Nistock, nonostante se andate a vedere su YouTube, su Nistock Channel, vi rendete conto del lavoro che c'è dietro, la fatica di queste persone che sudano 14-15 ore al giorno sotto il sole. La, sì, prova. 1, 2, 3, 4, la, prova, sì. Circa solo il venerdì, solo il sabato, scusa, mentre l'anno scorso abbiamo raggiunto il numero di 232 tende totali, considerando due giorni in meno abbiamo fatto strabello. Sia sabato sera che la domenica. Col bambino. Col sì, bambino sì. Di un mese, sì. Col bambino di un mese, sì. Secondo me va bene così. È organizzato bene comunque. Per quello che abbiamo potuto percepire a noi. Magari qualche cosa per i più piccolini, nel senso che un piccolo spazio dedicato a loro. No? Ci siamo divertiti, è stata una bella domenica. Sì. E ciao. Ciao ciao, venite al Nistock. Ciao ciao. Sicuramente, sì. Quello spazio che c'è sicuramente, c'è l'intrattenimento, c'è il mangiare, c'è la buona musica, sempre.
è che quando tu ti trovi che uno ti fai a suonare con qualcuno e ti trovi bene, è meglio di te stesso. Prima per divertire la gente, prima devo divertirmi, se io non mi diverto. E questo è il nostro ragionamento di trattare un musicista. Ho una teoria mia, giusta o sbagliata che sia, non lo so, però vado avanti così. Per ripetere un gruppo devono passare almeno 10 anni. No, ma questo è bello perché secondo me spazio, non ha senso ripetere gli stessi artisti ogni 2 anni, ogni 3 anni, no, ma che senso ha con tutti quelli che ci sono in giro? Bello onesto, ci vorremmo anche l'anno prossimo sicuramente, ci piace sicuramente, i bambini, sì, esatto, cioè non pensavo di trovare anche le famiglie con i bambini, invece c'è tutto. Guarda, noi è il primo anno che partecipiamo, a dir la verità, però ci è piaciuto molto soprattutto l'atmosfera e il gruppo Agape. Secondo me va benissimo così. Io farei il palco per gruppi emergenti leggermente più grande, basta. La location è stupenda, questo semi, cos'è? Questo è un anfiteatro naturale, bellissimo. Impianto, palco stupendi. Cosa vuoi di più? Avanti, speriamo che vada bene, l'anno prossimo magari avremo possibilità di suonare sul palco gigante e speriamo. But I said, oh, pretty woman, you like it, do you? Oh, how can it mean? Mm-hmm. Oh, Lord, have mercy. This one was 19. But I said, oh, pretty woman, you like it, do you? Oh, how can it mean? Dei buoni festival, questo weekend è stato un weekend di festival nell'Italia del Sud e devo dire che questo rimane uno dei migliori festival in Europa, quindi buona fortuna a Mistico. L'andoso dal letto, l'ho messo regipet, l'ho sposto e pull bucal, le pio, le wifi, e volume a manetto. La parola di Galeta, la canto di Ale, la mano coi denti, mi chieda mi dono, e lo ho meno uno, la nao in galera, qua qui la fa, e chieda mi dono, la cavetta mi non gira. Stasera, no? Il Duco? Sì, sono il Duco è uno di Breno proprio. Quindi conoscete? Sì, sì. È.
e il cuore perde gocce di sangue. Dietro a tutte queste battaglie il cuore perde litri di sangue, ipnotizzato dalle sigarette, dallo smalto rosso, dal vino e dai tuoi soldi. A me la Caterina non mi vuole più, a me la Caterina non mi vuole, a me la Caterina non mi vuole più, a me la Caterina non mi vuole. Poi fai la cantante. Sì. Cosa piacevole, divertente, anche organizzata bene, direi. Bravi. Per tutto l'insieme, tutto bel, c'è tutto bel pulito. La musica? Sì, sì, sì. È piaciuta? Molto. Non è il mio genere, però mi è piaciuta comunque. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Molto dialettale. Perfetto, si chiama A chi ga piace al pa e la salamino? A chi ga piace al pa con la Nutella? A chi ga piace al pa e ignoranzo? Buon ti stai! Tu come corretto o come osei? Ti come ateo coltiva la cerebrai? A come la vincolo pensa schiancare mai? A come la buffa la campagna e la ne vai? Foto! Di si proprio a chi sa scotto, da dire suona di pensieri di violetto che sta copo, ti vado che sei scotto e del piano dopo il pieto. A tutti, venite a trovarci.